Benvenuti a tutti, benvenuti soprattutto a Casa Don Bosco per l'inaugurazione di questa mostra Migrant Food and Identity. È una mostra legata soprattutto al cibo per quanto riguarda i migranti. Noi siamo un'associazione, l'associazione Don Bosco 2000, che in partnership con il VIS, con i comuni di Piazza Armerina e Aidone ha proprio realizzato questa mostra fotografica con l'obiettivo di fare capire oggi come il cibo anche nell'accoglienza ha una forte importanza, è assolutamente fondamentale. E in questo senso gestiamo noi due centri di accoglienza a Piazza Armerina e Aidone e ci rendiamo conto che i migranti, nonostante arrivino nelle coste siciliane con tantissimi problemi, uno dei problemi che hanno dopo appena una o due settimane di accoglienza all'interno dei centri è proprio quello del cibo. Perché il cibo è diverso in Afghanistan rispetto all'Iran, è diverso in Italia rispetto agli altri paesi d'Europa ed è diverso in tutti i paesi africani. In Senegal non si mangia quello che si mangia in Mali e viceversa. Abbiamo capito che veramente il cibo rappresenta l'identità dei popoli e dietro ogni piatto ci sono tantissimi significati. Allora abbiamo voluto fare questa mostra grazie all'accoglienza di Casa Don Bosco, dei Salesiani, del dottor Lucchini che ci ha ospitato in questo straordinario padiglione. Abbiamo voluto mettere in qualche maniera a disposizione tutto quello che abbiamo, che in questo momento sono i nostri migranti. E in questo momento parlare di accoglienza in Italia è veramente difficile e essere all'Expo con questo tema per noi è veramente un grande onore. Taglio subito la mia introduzione, salutando intanto gli ospiti e dando la parola a Barbara Terenzi, che è la responsabile dei diritti umani del VIS, che è un'organizzazione non governativa che insieme ai Salesiani opera in oltre 40 paesi del mondo facendo progetti appunto con i ragazzi più poveri e emarginati. Barbara ci darà il benvenuto e soprattutto farà l'introduzione a questa mostra. Grazie. No, parlo in piedi, tanto faccio una cosa, siccome siamo tanti. Intanto vorrei dire benvenuti in Casa Don Bosco. E Casa Don Bosco è quella che voi avete visto, cioè un luogo della famiglia salesiana che rimane sei mesi in casa in Expo e finiti questi sei mesi è un dono che è stato prestato ad Expo per poi andare in Ucraina e continuare ad essere una scuola, un oratorio, una casa. Quindi già questo fa di noi una cosa molto diversa dagli altri padiglioni dei paesi. Stamattina abbiamo fatto una, come si dice, preview della mostra con la delegazione del World Food Program della FAO e è intervenuto anche il ministro degli esteri di Monaco e tutte le varie personalità di Expo. Volevo dire a voi, questa mostra è straordinaria, il rappresentante del World Food Program mi ha preso proprio da parte per dire guarda, io ho visto la mostra e sono stata veramente molto molto contenta e l'ho anche detto perché voi sapete meglio di me il problema dei migranti che arrivano sulle nostre coste e tutto quello che implicano e il ruolo che l'Italia negli ultimi anni ha ricoperto. Io non mi metto a fare questo discorso perché questo piglierebbe un sacco di tempo, la politica di oggi rispetto ai migranti dell'Italia e dell'Europa, insomma ci sarebbe un sacco da discutere. E questa mostra è importante per quello che riguarda anche il VIS, nei termini in cui il VIS si sta impegnando fortemente sul fronte dei migranti e fa parte di una piattaforma europea che si chiama Piattaforma Antitratta, che si occupa appunto della tratta degli esseri umani. Quindi siamo perfettamente in linea con Expo, siamo perfettamente in linea con quanto sta accadendo nel Mediterraneo, perché l'altro concetto che io volevo tirar fuori è stiamo parlando di molte persone che vengono dagli altri continenti, ma stiamo parlando anche di molte persone che vengono dall'altra parte del Mar Mediterraneo. Il Mar Mediterraneo per me è un continente, quindi siamo tutti insieme intorno a questo mare e vedere quello che sta succedendo, appunto di incomprensione eccetera, perlomeno per me e per i diritti umani del VIS e per tutti noi è un po' una cosa difficile da capire.
A una delle ultime riunioni della piattaforma antitratta e recentemente un rapporto di Amnesty International ha tirato fuori dei dati raccapriccianti su quello che si sta facendo in termini di politica europea. Il rapporto si chiama Fortezza Europa. La comunità europea aveva messo dei grandissimi fondi a disposizione per il problema degli sbarchi soprattutto, e dallo studio che è stato fatto da Amnesty e dai risultati sono usciti fuori recentemente un paio di mesi fa, un terzo di questo materiale, di questi denari, sono stati usati per l'accoglienza e i due terzi per il rafforzamento delle frontiere, il che è veramente terrificante secondo me, perché rafforzamento di quali frontiere? Il Mar Mediterraneo è un continente, non esistono frontiere. Due parole per il fotografo, bravissimo, bravissimo, delle fotografie secondo me straordinarie, grazie, buon lavoro. Bene, grazie Barbara, peraltro anche responsabile degli eventi in Casa Don Bosco, quindi è la vetrina del VIS, no? Quando vedete Barbara vedete il VIS, che è questa straordinaria organizzazione non governativa. Allora guarda, io ho visto che hai parlato del fotografo, prima di far parlare i sindaci e i relatori della presentazione inviterei direttamente Mario, che è un tipo particolare, no? Mario parla soprattutto attraverso le fotografie, però è giusto che dica la sua, e dopo gli artisti sono così, no? Bisogna assolutamente interpretarli. E quindi se guardate queste fotografie si riesce veramente a capire tante cose solo con lo scatto. Mario è un fotografo di Piazza Armerina, quindi una piccolissima città nel centro della Sicilia con appena 10.000 anime. Fa il fotografo non per professione, fa il fotografo per passione, quindi non campa, come si dice da noi, con la fotografia. Per lui la fotografia è assolutamente un'arte. Ma la cosa più interessante è che non fotografa modelle, ma fotografa situazioni di marginalità, e molto spesso è criticato per questo, perché magari fotografa le persone che hanno grosse difficoltà sotto alcuni aspetti, ma riesce a rappresentare una realtà che non è una realtà finta, ma è una realtà vera, che è ciò che la fotografia oggi deve saper rappresentare. Io lo ringrazio intanto di aver messo a disposizione soprattutto la sua umiltà per questa mostra fotografica, e soprattutto per il rapporto che ha avuto con i nostri migranti, perché per fare queste foto è dovuto andare nelle case, ha vissuto con loro, quindi è diventato un... Noi siciliani poi siamo anche migranti, no? Perché molti di noi hanno migrato al nord, adesso forse cominceremo anche a migrare al sud, quindi diciamo un migrante con i migranti che ha realizzato questi bellissimi scatti. Laura, buonasera a tutti. Allora, io ho deciso di scriverlo il discorso perché ho provato delle sensazioni che poi magari mi sarebbero passate fuori di mente se l'avessi scritto dopo. Allora, inizio la lettura. Ho avuto l'opportunità di entrare in relazione con la comunità dei migranti che sono ospitati al centro di accoglienza Don Bosco di Piazza Armerina. Opportunità che si è trasformata in una sorta di privilegio, visto che hanno accettato la mia amicizia e mi hanno permesso di fotografarli in tutte quelle azioni che hanno qualcosa di rituale, di importante, che riguarda il rapporto col cibo nella sua scelta, preparazione ed assunzione. Cibo che alimenta non solo il corpo, ma anche una cultura, un modo di esistere all'interno di un territorio lontano dal nostro immaginario collettivo. E così, in punta di piedi e in religioso silenzio, ho potuto osservare il loro modo di porsi col cibo e ho effettuato centinaia di scatti sintetizzati in quelli che sono oggi esposti in questo spazio pubblico. Le foto proposte sono quelle che mi sono sembrate le più significative a dare un contributo alla comprensione di un'interiorità umana, quella dei migranti, che poi, in ultima analisi, se consideriamo la solitudine e l'angoscia del mondo, quella di tutti gli uomini. Il loro modo di preparare i prodotti della terra, che avviene attraverso il tramandarsi di una cultura orale, di famiglia in famiglia, se in un primo momento mi è sembrata una dinamica sbrigativa, veloce, finalizzata solo a soddisfare un bisogno primario, col tempo, entrando in un rapporto di amicizia sempre più intimo, mi sono accorto che quel cibo che preparavano aveva un odore particolare mai percepito, profumi sconosciuti che entravano nella gola e invadevano il mio corpo. Odori di semplicità e leggerezza che riportavano la mia mente in un immaginario lontano, primordiale.
Ho spesso mangiato insieme a loro ed ho fotografato momenti del loro modo di accostarsi al cibo, mangiato con le mani, come voler eliminare interferenze nel rapporto uomo-natura, che nella sua ritualità ha molto di sacro. Gli scatti che ho voluto proporvi mirano a cogliere espressioni dinamiche di interiorità individuale di questo momento alchemico che, partendo dalla preparazione del cibo sino al suo consumo, producono a mio avviso una forte carica energetica, vitale, ma anche spirituale, che trasforma quel senso di smarrimento, paura, angoscia esistenziale in una dinamica fatta di momenti di condivisione, di solidarietà, di fratellanza e anche di bellezza. Una sequenza di gesti, sguardi, e silenzi fermati dalla macchina fotografica che vogliono testimoniare il viaggio di uomini e donne che, partendo da quel deserto esistenziale del mondo e passando per mari profondi di solitudine e angosce, rivelano frammenti di speranza e umanità e ancora più celati, momenti di pienezza e voglia di vivere. Bene, grazie Mario. Soprattutto grazie per le foto, così possiamo ancora ammirarle in questi giorni. Passerei subito la parola ai due sindaci per il saluto, al sindaco di Piazza Armerina, Filippo Miroddi. Oggi per i sindaci che lavorano con l'accoglienza è veramente difficile, perché avete visto, soprattutto in alcune regioni, insomma, i sindaci non vogliono i migranti, quindi hanno uno scontro frontale con i prefetti perché non vogliono fare accoglienza nei propri comuni. Quindi i sindaci che in qualche maniera decidono di fare l'accoglienza hanno veramente coraggio, ve lo assicuro io. Oggi c'è veramente un'opinione pubblica che è in netto disaccordo con le politiche dell'accoglienza. La parola al sindaco. Buonasera a tutti, io sono il sindaco di Piazza Armerina e porgo i saluti della mia città, miei personali, ma anche di Piazza Armerina. Agostino è stato molto chiaro nell'esporre appunto queste criticità che oggi secondo me attanagliano la nostra società. Noi probabilmente a volte parliamo di fratellanza, dimentichiamo che i nostri padri sono stati i primi a migrare, i nostri nonni, i nostri parenti più intimi, e probabilmente ci facciamo condizionare dal si dice, dal mass media, che oggi con alcune critiche va a negativizzare quello che invece è fondamentalmente buono, ossia la fratellanza. Cioè forse dimentichiamo il primo dei comandamenti: ama il prossimo tuo come te stesso. Se facessimo un esame di coscienza, probabilmente consentiremmo alle nostre menti e ai nostri cuori di poter abbracciare questi fratelli e dar loro la solidarietà che meritano, non criticare tutto quanto quello che invece negativamente viene detto. Cosa dire? Io mi sono insediato a Piazza Armerina come sindaco nel luglio del 2013 e subito dopo fu fatto il bando proprio per il progetto SPRAR, per un progetto di accoglienza nei confronti dei migranti, e l'associazione Don Bosco si aggiudicò questo bando. Per me è stata una vittoria bellissima, una cosa speciale, perché mi sono sentito realizzato. Credo che sia la cosa più bella dare l'opportunità dei nostri fratelli di poter usufruire dei nostri stessi beni, ossia farli vivere la nostra comunità, Piazza Armerina, la città dei mosaici, ma Aidone, e questo è un vanto, perché Piazza Armerina e Aidone sono due comuni vicinissimi della Sicilia, del centro della Sicilia, rappresentano secondo me un esempio nei confronti di una cultura che probabilmente oggi nel terzo millennio sta diventando eccessivamente cattiva, sta diventando eccessivamente, consentitemi questa parola brutta, razzista. E allora noi non dobbiamo minimamente pensare una cosa del genere, dobbiamo aprire le nostre menti e i nostri cuori a questi ragazzi che hanno bisogno del nostro aiuto, anche perché lo Stato, io parlavo con Sua Eccellenza il Prefetto che è stato a Piazza Armerina proprio in occasione del Palio dei Normanni e della processione, era molto contento del progetto e di questo bellissimo esempio, che tra l'altro oggi sono doppiamente contento, sono orgoglioso, perché Mario Noto e anche lavora al comune di Piazza Armerina, quindi non soltanto un artista e un fotografo, è un dipendente del comune di Piazza Armerina, e sono orgogliosissimo di poterlo ammirare ulteriormente. Diceva bene Agostino, e concludo perché non voglio annoiarvi, lui riesce a colpire la realtà esattamente così com'è, non è una realtà virtuale come siamo abituati a vedere su Facebook o sui social network oggi.
lui centra esattamente l'obiettivo reale, cioè è esattamente la realtà, non più virtuale, ma una realtà reale. Grazie Mario. Buonasera. Grazie al sindaco di Piazza Armerina. Adesso il sindaco di Aidone, Enzo Lacchiana. Aidone e Piazza Armerina sono due città ad appena 7 km di distanza l'una dall'altra, e quindi sono due città che per molti versi hanno una, diciamo, un approccio culturale molto simile anche rispetto all'accoglienza. A Piazza Armerina noi facciamo un'accoglienza in un centro collettivo, mentre ad Aidone c'è questa realtà dove i migranti stanno nelle abitazioni del centro storico, quindi in qualche maniera si integrano con i cittadini. Abbiamo degli esempi straordinari, peraltro il sindaco e il consiglio comunale hanno dato la cittadinanza onoraria a due gemelle che sono nate proprio all'interno di un cortile della città e che sono diventate diciamo delle aidonesi a tutti gli effetti, anche perché poi all'inizio, io mi ricordo il primo giorno quando abbiamo detto dobbiamo portare i migranti in questo cortile, un signore è uscito fuori di testa: no, qua o entrano le famiglie oppure non entra nessuno, eccetera eccetera, perché non vogliamo uomini. Siamo riusciti a portare una famiglia di questa donna pakistana che è sposato con un indiano, che ha dato poi alla vita due gemelline, e le gemelline sono diventate le cittadine del cortile. Quindi se all'inizio erano arrabbiate, dopo un paio di settimane insomma tutto è andato bene, poi adesso la Pasqua, il Capodanno, il Natale, insomma si festeggia tutti insieme, e le piccole gemelline del Pakistan che sono nate vivono all'interno di questo contesto e giocano con i bambini di Aidone. Quindi probabilmente tra qualche anno si sposeranno con qualche aidonese e inizieremo a fare un poco di mescolamento di quello che ci piace a noi. La parola a Lacchiana. Grazie, buonasera a tutti. Io intervengo brevemente soprattutto per sottolineare che Aidone onestamente si è distinta, come è stato detto anche da Agostino, quale città di accoglienza e di integrazione. Aidone è un piccolissimo paese, ha soltanto 5.000 abitanti, però ne aveva anche 12-13.000 non appena 40 anni fa. Probabilmente anche questo giustifica il fatto che Aidone si stia, come dire, distinguendo. Ci sono più di 100 ragazzi e ragazze del Nord Africa nel nostro paese. E poi, come ha detto Agostino, siamo riusciti, lui soprattutto con l'associazione Don Bosco, è riuscito a porgere questa bellissima esperienza di comunità diffusa. È vero che questi nostri fratelli concittadini vivono nelle strade, nei quartieri, nei cortili, si sono perfettamente integrati, e per questo sinceramente io devo dire grazie anche alla comunità, che probabilmente è sensibile per quel motivo che ho detto precedentemente. Moltissimi aidonesi vivono fuori dalla propria casa, sono andati fuori per cercare lavoro. Probabilmente c'è questa sensibilità, fa parte della nostra identità culturale l'accoglienza. Ma Aidone si sta distinguendo con tutti i cittadini, soprattutto con le associazioni. Io veramente devo dire grazie ad Agostino, all'Associazione Don Bosco, a tutti gli operatori, e devo dire grazie soprattutto ai ragazzi che sono venuti. Per noi è un piacere vederli, lavorano, discutono, dialogano, vivono insieme a noi. Devo dire sinceramente, sempre con moltissima educazione, discrezione, con uno sguardo pulito, con un sorriso bello. Per cui veramente avevo il dovere di essere qui presente oggi. Soprattutto, ripeto, per ringraziare la mia comunità, Agostino, l'associazione Don Bosco, la casa Don Bosco, per questa opportunità oggi. E adesso entriamo nel vivo, insomma, con due interventi di due professori universitari, Sergio Severino, che è professore di sociologia all'Università Core di Enna, e Gianni Vaggi, che è professore di economia dello sviluppo all'Università di Pavia. Entriamo proprio all'interno sia del tema legato al cibo e all'identità, ma anche al tema della migrazione, che è veramente un tema assolutamente predominante oggi, non in Italia ma nel resto del mondo. Vediamo quello che succede in Grecia, ma le migrazioni non sono solo qua, sono in Australia, sono in tutte le parti del mondo. Noi le vediamo
nostro punto di vista e le vediamo da diciamo italiani, no? Che hanno questo rapporto fortissimo con l'Africa. Prima di Sergio Severino volevo dire solo una cosa che magari può in qualche maniera incamminarci nella discussione. Nel 2011 abbiamo noi cominciato a fare accoglienza a Piazza Armerina e allora eravamo considerati quasi degli eroi, no? Eravamo considerati coloro i quali accoglievano i ragazzi che provenivano dai paesi poveri, davamo loro da mangiare, una casa, davamo loro un luogo dove dormire. Adesso siamo considerati come coloro i quali tolgono lavoro agli italiani, come coloro i quali fanno business con l'immigrazione, come coloro i quali insomma, vogliono bene più ai ragazzi di colore che non ai ragazzi italiani. Siamo considerati come quelli che portano la violenza all'interno delle città, che poi non è assolutamente così. C'è proprio un cambio di prospettiva da parte della società che guarda il tema della migrazione. Naturalmente è anche oggi una importantissima sfida culturale su cui veramente vale la pena impegnarsi e vivere per cercare di riportare alcuni valori che per noi sono fondamentali al centro dei temi della società. Bene, allora lascio la parola a Sergio Severino che oltre a essere assessore alla solidarietà di Piazza Armerina è anche professore di sociologia all'Università Core di Enna. A differenza di questi pericoli, noi abbiamo la possibilità di superare pregiudizi e stereotipi attraverso la conoscenza e attraverso lo sviluppo di relazioni sociali. Tra le relazioni sociali molto importanti in tal senso annoveriamo ovviamente una serie di conviviali, una serie di simposi, una serie di convivi, soprattutto una serie di banchetti. Perché è importante fare riferimento allora a questo punto al banchetto e al cibo? Perché il banchetto è uno degli universali culturali dell'uomo, unitamente all'unione matrimoniale, al sistema di filiazione, alla comunicazione. Un universale culturale è il banchetto, ossia solitamente l'uomo è solito mangiare insieme agli altri, difficilmente mangia da solo, spesso la modernità ci spinge a farlo, ma anche quando mangiamo da soli facciamo riferimento comunque a pratiche condivise e nella maggior parte dei casi invece consumiamo i nostri pasti insieme agli altri e allora si sviluppa nel banchetto un rito, si sviluppa una ritualità vera e propria, tenuto conto che nel banchetto sono legati valori fortemente simbolici, perché nel banchetto, così giusto per fare un esempio, c'è il capotavola e il capotavola è colui il quale in questo rito ha dignità a fare questo, ma nel banchetto ovviamente si consumano simbolicamente altri meccanismi legati quindi all'appartenenza e all'estraneità. Tu non puoi mangiare con noi o tu hai la possibilità e la dignità di mangiare con noi e quindi meccanismi di adesione e di esclusione, di gerarchie, è un rito a tutti gli effetti, alla stregua, vi dicevo, degli altri universali culturali. Allora, per citare qualcosa che io ho letto a proposito dell'Ostello del Borgo, nell'Ostello del Borgo di Piazza Armerina la cucina, il pasto, la conviviale diventano il luogo principale dell'integrazione. Tenete conto che questa integrazione, che è possibile attraverso le attività dell'Ostello del Borgo, avvengono a due livelli. C'è una integrazione endogena che si sviluppa nel momento in cui questi migranti mangiano insieme, spesso anche così come ho avuto modo di leggere attraverso la cucina del cuoco rumeno, spesso condividono anche le diverse modalità di alimentazione. Quindi c'è una integrazione endogena, ma allo stesso tempo l'Ostello del Borgo, e questa ne è anche una dimostrazione, permette un'integrazione di tipo esogeno, cioè noi stiamo lavorando
così come stiamo facendo noi oggi, non soltanto a livello dell'integrazione che avviene all'interno del borgo, ma stiamo lavorando perché questi nostri fratelli migranti possono essere integrati al di là di quello che avviene strettamente e direttamente nell'ostello del borgo. Il cibo, cito ancora i testi dell'ostello del borgo, allora diventa oggetto e soggetto del divenire culturale e costituisce inoltre elemento di forte identità. Grazie al professor Severino. Io passerei la parola al professore Vaggi. E poi... Buongiorno a tutti, grazie per questo invito ad Agostino, agli amici del Viso, ovviamente, a questa bella iniziativa di Casa Don Bosco, che ci aiuta anche a ricordare come molti di questi migranti siano poi dei giovani, delle persone che quindi hanno davanti, si spera, tanto della loro vita e hanno deciso di cercare di viverla in un altro luogo. Noi le migrazioni ci sono sempre state, questo è chiarissimo. Però è anche vero che negli ultimi 20 anni c'è stata una grande accelerazione. Allora noi siamo molto sensibili a quello che succede ovviamente sulle nostre coste, attorno all'Europa, abbiamo sentito la Grecia, però questo fenomeno dell'immigrazione è un fenomeno veramente mondiale. La maggior parte dei flussi migratori, pensate, riguardano i paesi dell'Asia meridionale. Avete citato il Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, e non vengono solo da noi, vanno nei paesi del Golfo e così via. Riguardano l'America Latina. A Buenos Aires troviamo colombiani, paraguayani che sono entrati in qualche modo e cercano di tirare a campare, di vivere. L'Organizzazione Mondiale delle Migrazioni e l'ILO, l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, stanno facendo in realtà uno studio su quello che loro chiamano i corridoi. I corridoi in realtà sono il paese di origine e il paese di provenienza. Noi sentiamo tutte queste storie, no? Perché i migranti di cui ci occupiamo, di cui Agostino, gli amici si occupano a Piazza Armerina e Done, sono persone che hanno attraversato prima un deserto e poi il mare. Tipicamente, quindi, eppure, perlomeno nella maggior parte dei casi, ma forse in tutti, la preoccupazione solitamente per le condizioni di queste persone, noi diciamo che sta nel primo miglio e nell'ultimo miglio, cioè nel luogo di partenza e nel luogo di arrivo. Questi corridoi che l'Organizzazione Mondiale del Lavoro, l'International Labour Office, sta studiando, l'ILO a Ginevra, sono corridoi paese-paese. Ogni tanto noi usiamo questa espressione, il corridoio umanitario. Ma che cosa vuol dire il corridoio umanitario? Quali sono le azioni che implica? Le istituzioni, le realtà, in inglese dicono gli stakeholder, che sono coinvolti. Non è semplice, se ci pensate bene. Perché il deserto e il mare, invece che un aereo o una nave strutturata? Perché ovviamente il primo miglio, quello del paese d'origine, a volte è complicato, a volte non c'è un governo. A volte quel governo non collabora e non vuole collaborare. Alcuni di questi corridoi non sono stati realizzati perché non c'era la collaborazione dei governi o di partenza o di arrivo. Qui ci sono dei bellissimi padiglioni dei paesi del Golfo, ma nessuno di quei paesi si è reso disponibile a far parte di questo studio del corridoio umanitario. Se voi andate nei paesi del Golfo è pieno di asiatici del sud, ci sono 3 voli al giorno che dal Nepal vanno nel Golfo, tutti pieni. Allora capite che questo è veramente un grande problema che ci tocca tutti oggi. Però dobbiamo chiederci il primo miglio e l'ultimo miglio, che vuol dire le responsabilità istituzionali. Secondo punto,
fra un mese le Nazioni Unite, New York, diciamo, sanciranno i cosiddetti obiettivi di sviluppo sostenibile da raggiungere nel 2030. Sono 17, lotta alla povertà, lotta alla fame è al secondo posto. C'è anche fra questi obiettivi il lavoro decente, quindi lotta al lavoro minorile, allo sfruttamento, alla schiavitù. Ci sono due sotto-obiettivi piccolini che riguardano le migrazioni. Questa secondo me è una sottovalutazione, perché questo è un fenomeno che è cresciuto e sta ancora crescendo ed è difficilissimo da contenere. Io credo che, come dire, la società civile, quella che anche qui è rappresentata, non solo la Cascina Triulza ma anche noi, forse bisognerebbe tampinare un po' di più queste istituzioni internazionali su questo obiettivo specifico. Bisogna individuare delle azioni concrete, specifiche per i migranti. Non possono su 169 indicatori essercene due che riguardano le migrazioni. Questo è stata una sottovalutazione probabilmente. Oramai è così e saranno promulgati. Però, secondo me, secondo altri, c'è spazio per poter migliorare su questo punto specifico, anche proponendo delle situazioni di accoglienza come voi fate. C'è molto lavoro da fare, ma si può fare, insomma il problema non si rimuove. E se il problema non si rimuove, veniamo al terzo punto che ha toccato già anche Sergio molto bene, che è quello dell'identità. Lui giustamente l'ha detto, guardate, l'identità è una cosa stupenda. Allora, chi di voi li ha, figli voglio dire, io ne ho tre, lui lo sa, e spesso parlo ai miei figli, ma sono contento di farlo. Pensate a come l'identità dei vostri figli è cambiata nel corso degli anni, come si sono evoluti, hanno imparato delle cose, poi magari hanno trovato un lavoro o si sono spostati per studiare. E quando ti ritornano a casa sono qualche cosa di diverso da quello che tu avevi, come dire, immaginato o avuto. Voglio dire questo, l'identità fissa non esiste. Non esiste il lombardo, l'italiano, il fisso, così, perché noi cambiamo. Io non ero padre una volta, ma adesso sono anche padre. Fra due anni andrò anche in pensione, vabbè, quindi ho lavorato. Quindi queste identità cambiano. Questo vuol dire che quando si dà, dicevi bene, un marchio, un timbro, lo diceva anche il sindaco prima, a qualcuno, dico, ma che cosa leggi tu di questa persona? Il colore della sua pelle, la lingua che parla, la religione che pratica? Ma questo e tantissime altre cose, ma vuoi scherzare? Nel 96, a giugno 96, ero a Sarajevo per una missione per l'università e c'era lì una ragazza di 20 anni, con i capelli corti, i jeans, il giubbotto, che ci faceva un po' da guida. Questa ragazza mi ha detto una cosa che spesso ripeto, quindi Agostino l'ha già sentita, perché è veramente: non ho mai saputo di essere musulmana fino a che qualcuno non mi ha detto che lo ero. Lei non lo sapeva, poi gliel'hanno detto. Quindi l'identità, che è questa cosa bellissima, perché è un processo di divenire, di crescita, può essere un marchio di infamia, uno stigma. Uno stigma, perché se sei musulmano, o se sei cristiano, o se parli non parli la lingua e così via. Quindi l'identità è un gran casino. L'identità è una cosa stupenda, perché siamo noi che cambiamo, ripeto, pensate ai giovani e tutto quello, però può diventare una barriera terribile. Tu sei siciliano, io ovviamente sono piemontese, insomma lombardo, quel che l'è, e non... E allora come si fa? E guardate, questa è una sfida grossa, no Sergio? Noi abbiamo la fortuna di lavorare con i giovani e ce ne rendiamo conto, Io ringrazio il buon Dio di questo. E sono contento.
No, dicevo che sono contento di essere qui perché Don Bosco lavorava con i giovani e quindi è una grande soddisfazione. Però il problema è come facciamo a evitare il timbro, il marchio? Come facciamo a sentire che l'altro non è così distante o lo posso condividere? Lo faccio anche con queste cose, lo possiamo fare noi quando insegniamo, se ci riusciamo, ma si può fare in tanti altri modi, ho detto benissimo, il cibo, la tavola, pensate cosa rappresenta. Le foto, veniamo due professori universitari, vi fanno un pippotto su queste cose, però voi potete leggere e vedere queste cose ed essere colpiti, chi non si ricorda certe foto magari della seconda guerra mondiale, del Vietnam, che sono diventati dei veri e propri simboli, che sono quella cosa che magari mi ha fatto scattare il modo di pensare. Noi abbiamo bisogno di avere un'identità che sia un'identità aperta, cioè noi sappiamo di avere un'identità, ce l'abbiamo così come ogni altro essere umano ce l'ha, ma questa identità è un'identità che è disponibile all'incontro, al dialogo, attraverso il cibo, attraverso la foto, un viaggio, quello che vuoi, dobbiamo realizzare, come dire, condizioni di prossimità, metterci nelle condizioni di essere un pochino più vicini. E credo che la mostra di quest'oggi sia una bella occasione anche per cercare di vedere, insomma, no? È bello questo accostamento dell'identità e del cibo, perché è giustissimo quello che dicevi, cioè noi pensiamo sempre alla lingua, alla religione, ma nel Mediterraneo orientale i ceci sono uno degli alimenti più usati dappertutto, dalla Turchia all'Algeria, e trovate i ceci che in un modo o nell'altro vengono utilizzati, per dire, io me ne ho 68 anni ma me ne sono reso conto da poco, però è sempre bello poter chiudo con una battuta, che non è una battuta, questa è un proverbio che mi è stato detto tanti anni fa in Indonesia. L'Indonesia, voi sapete, è fatta di terra ma di tanta acqua, e lì hanno un proverbio, e mi è venuto in mente quanto Barbara parlava del nostro Mediterraneo, che dice: l'acqua non è un elemento che divide, ma l'acqua è un elemento che unisce. Speriamo che anche il Mediterraneo sia così. Auguri. Bene. Grazie al professore Vaggi, che ogni volta che lo sento parlare mi si apre il cuore, la mente, vedo prospettive incredibili, ma ringrazio veramente, lo ringrazio intanto di essere venuto, ma soprattutto per tutto quello che mi dà ogni volta che parla. Lo sento parlare spesso, ma non è assolutamente ripetitivo, anzi ci sono sempre delle cose nuove da, insomma, siamo proprio in continua evoluzione. Noi chiudiamo con Seni, che è un giovane senegalese che è con noi da un anno e mezzo, e che ci ha aiutato ad allestire la mostra, e poi ormai è venuto qua da migrante, però adesso ci fa da mediatore linguistico, quindi ha diciamo fatto questo salto di aiutarci in maniera che poi è fondamentale. Noi ieri, Gianni, a Piazza abbiamo accolto 19 minori, a Piazza a Catania con Don Bosco Island, 19 minori non accompagnati, che sono i ragazzi che erano nella nave dove sono morti 49 nella stiva. E adesso quando facciamo l'accoglienza non la facciamo più noi, ma la fanno loro, quindi sono loro stessi che accolgono gli altri migranti che arrivano, ed è per chi arriva e trovare chi li capisce, chi li comprende, ma non solo, chi li accoglie è colui il quale ha già avuto questo tipo di esperienza, no? E quindi l'approccio proprio in quel momento è veramente incredibile. Quindi bene, Seni, senegalese ormai mezzo aidonese, vediamo cosa ci dice e chiudiamo. Buonasera a tutti. Mi chiamo Seni, vengo dal Senegal. Sin da quando ero piccolo, ho sempre amato il profumo e l'odore della mia terra. Il profumo degli alberi, arsi dal sole o bagnati dalla pioggia. Ma ciò che più mi porti dietro sono gli odori della mia casa e della mia cucina. Quando tornavo da scuola e mi avvicinavo a casa, dall'odore riuscivo subito
a sapere ciò che mia mamma aveva preparato. Quegli odori mi guidava contento. Ma quando sono arrivato in Sicilia, quell'odore mi ha abbandonato. Il profumo della mia terra era scomparso, esisteva solo nei miei ricordi. All'inizio mangiavo solo per riprendere le mie forze. Le mie forze per sopravvivere sono state trasferite in un centro di accoglienza insieme ad altri ragazzi. Non si poteva scegliere cosa mangiare, ma solo decidere se mangiare è stata una sofferenza. Abituarmi a sapori per me nuovi. Con il passare del tempo ho imparato a sedermi a tavola e mangiare ricreando nel mio mente. Le mie razze senegalesi sono con il trasferimento di una comunità diffusa ho avuto la possibilità di scegliere cosa cucinare. Ho pensato ai miei ricordi più belli e mi sono messo alla ricerca di quegli odori, profumi che potessero aiutarmi a riprendere il filo della mia storia. La cucina non è quella di casa mia, ma quando sono davanti ai fornelli mi sento un re. Mi diletto a preparare cibi come il mafe, subkanja, couscous, domoda, plazas, i tipici piatti della mia terra. Gli aromi e spezie hanno odori e profumi diversi, ma è bello potersi ricreare qualcosa che fa parte della mia storia. Riprendere le abitudini, condividere il cibo preparato, la gioia di poterlo fare assaggiare e chi della mia terra sa poco o niente. Mi hanno detto che c'è un detto qui da voi. Dimmi ciò che mangi e ti dirò chi sei. Io amo mangiare yasa e cebgen. Cosa c'è? Qui si vuoi chiamate semplicemente riso con carne o con verdure. In cucina avviene una magia, si prepara come se fossi ancora a casa. Si sedi insieme, aspettandosi l'un l'altro e condividono tra chiacchiere e allegria le nostre storie. Il cibo è parte della storia, identità, ha un sogno proprio, un profumo pieno di bei ricordi. Perché è odore che parla di casa, di amicizia, di famiglia. Questa mostra fotografica voglio essere un viaggio nel nostro caso. Una lente che si trasforma in particolare ricreando una storia. Tante storie con vedrete che vi faremo vivere un viaggio tra l'Africa e l'Asia pregustando le delizie della nostra terra. Parleranno al cuore di tutti coloro che vorranno soffermarsi ad ascoltare. Grazie. Grazie a Seni che in pochissimo tempo ha imparato l'italiano. Per lui non è assolutamente facile parlare in italiano, però la prima cosa che cerchiamo di fare con i nostri fratelli che arrivano è proprio quella di fare le scuole di italiano, perché è il principale strumento dell'integrazione, cioè oltre al lavoro la lingua è fondamentale per poter parlare insieme alle persone del luogo in cui si arriva. Bene, io ringrazio tutti, ringrazio Casa Don Bosco, di nuovo Ercole, tutto lo staff di Casa Don Bosco, ringrazio i sindaci, ringrazio lo staff di Don Bosco, ma quello è naturale. Seni, Ali, ringrazio Sergio, ringrazio Gianni, la dottoressa Cia, tutti quelli che sono intervenuti. Adesso, insomma, se volete potete guardare ancora con maggiore attenzione la mostra e
ringrazio Mario, scusate, Mario che è il principale protagonista di questa mostra. Grazie ancora a tutti e buona visione.